Siate sacerdoti misericordiosi come peccatori perdonati, a cui il Signore ha restituito dignità, come il Padre misericordioso al figlio prodigo, e Gesù a Pietro, facendogli sentire dolore e vergogna per la sua slealtà e codardia, ma per tre volte pure affidandogli il compito di pascere le sue pecore. È stato questo l'invito di Papa Francesco ai presbiteri nella prima meditazione della giornata giubilare di ritiro spirituale tenuta nella Basilica di San Giovanni in Laterano. Il Papa ha introdotto le tre meditazioni della giornata del Giubileo dei Sacerdoti, ricordando che niente unisce maggiormente con Dio che un atto di misericordia, sia che si tratti della misericordia con la quale il Signore ci perdona i nostri peccati, sia che si tratti della grazia che ci dà per praticare le opere di misericordia in suo nome. E poi ha sottolineato che non si può meditare sulla misericordia senza che tutto si metta in azione e che bisogna misericordiare, dare misericordia per essere misericordiati, cioè ricevere misericordia. Se le nostre strutture non si utilizzano per meglio ricevere la misericordia di Dio e per essere più misericordiosi, possono trasformarsi in qualcosa di controproducente. Commentando la parabola del Padre misericordioso, Papa Francesco ha riflettuto sulla vergognata dignità del figlio al prodigo, chiedendo ai preti di mantenere il cuore tra i due estremi, la dignità e la vergogna, per lasciarsi purificare dal Padre e tornare rinnovati verso le periferie a portare misericordia a tutti. Dobbiamo situarci qui, nello spazio in cui convivono la nostra miseria più vergognosa e la nostra dignità più alta. Lo stesso spazio. Sporchi, impuri, meschini, vanitosi, è peccato di preti, è la vanità, egoisti, e nello stesso tempo con i piedi lavati, chiamati ed eletti, intenti a distribuire i pani moltiplicati, benedetti dalla nostra gente, amati e curati. Solo la misericordia rende sopportabile quella posizione. Senza di essa, o ci crediamo giusti come i farisei, o ci allontaniamo come quelli che non si sentono degni.